Il senatore Mario Turco Tarantino è, udite udite, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alla programmazione economica e agli investimenti. Caspita, è uno dei numeri due del Premier Conte. Ma che dire, intanto gli facciamo gli auguri. Non voglio essere Cassandra, profetessa di sventure. Però sinceramente sono convinto che Taranto non avrà chissà quali benefici da, questa, da questo incarico, da questa nomina, quando invece potrebbe averli, perché stiamo parlando di un ruolo di altissimo livello, apicale. Probabilmente nella storia tarantina non c'è stato mai, anzi sicuramente, un eh, sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Io dicevo prima faccio gli auguri a Turco, però su Turco ho molte riserve, ecco perché sono convinto che poi alla fine eh, la sua carica non produrrà più di tanto, sarà così il solito fumo che viene buttato in faccia ai Tarantini, quando invece una delega del genere sarebbe fondamentale. Perché io non credo in Mario Turco? Intanto... Mario Turco, secondo me, politicamente, politicamente ha approfittato del momento del boom dei 5 Stelle e politicamente si è fiondato ottenendo la candidatura. Lui dice che è stato chiamato da Di Maio, ma comunque, fatti suoi. In ogni caso. Uh, turco con i 5 Stelle storicamente e culturalmente non credo che ci azzecchi molto. È stata una candidatura, secondo me, di opportunità. Poi ha saputo farsi strada, ha saputo trovare il cavallo giusto, ha saputo a un certo punto allontanarsi da Di Maio e abbracciarsi al Premier Conte donde la uh, nomina a uh, sottosegretario. Perché non credo in turco? Ma io posso credere. In una persona che ha dimostrato la sua incoerenza politica come i 5 Stelle? Posso credere in una persona che nel volger di una settimana dalla Lega è passato al si è unito con il PD? Incredibile! Posso credere in una persona che se prima si parlava, parlava di chiusura progressiva delle fonti inquinanti, ora aderisce ad un governo. Un governo che non spende una parola sulla, sul futuro dell'Ilva a Taranto, si parla di ambientalizzazione, ma quella famosa parola dei 5 Stelle, chiusura e poi chiusura progressiva delle fonti inquinanti, nulla. Mario Turco, ora tu starai con Renzi e Company, e Renzi e Company sono industrialisti, vogliono l'Ilva aperta. Mario Turco, tu in campagna elettorale hai parlato di. Chiusura dell'Ilva, di eh, chiusura progressiva delle fonti inquinanti. Ora cosa devi dire ai Tarantini? Ecco perché io non credo assolutamente in te. Voglio anche perché, sinceramente, finora, con tutto il rispetto per le iniziative che hai, che hai fatto, hai posto in essere, si parla di poca roba, non hai inciso sul territorio eppure fai parte di una forza di maggioranza, del partito di maggioranza relativo in Italia. Ripeto, io non voglio così dare la croce addosso a nessuno, però se questi sono i presupposti, se la luce è buio pesto alle 10 del mattino, immaginiamo cosa accadrà a mezzanotte. Ora, caro Turco, non avrai più scuse né tu né i 5 Stelle, perché con una delega del genere, programmazione economica e investimenti, Taranto deve diventare, deve esplodere, deve diventare quasi la capitale d'Italia. Passatemi l'espressione eh, colorita ed esasperata. Caro Turco, Voglio vedere cosa devi fare in ambito di ambiente, perché non c'è solo l'Ilva a Taranto. Voglio vedere cosa devi fare in ambito di occupazione. Voglio vedere cosa devi fare in ambito di giovani, di sfruttamento delle risorse del territorio. Ora, come si dice a Taranto, passatemi l'espressione colorita, dialettale, un po' volgare, sei tu che tieni la mazza in mano, sei tu che dirigi l'orchestra, ora non avrai più scuse, non si potrà dire no ma è colpa di quello, no ma è colpa di quell'altro. Quindi, che dire? Io reputo Mario Turco e i 5 Stelle politicamente assolutamente incoerenti persone che passano da uno schieramento all'altro, persone che prima parlavano di chiusura dell'ILVA, ora non nominano più l'ILVA, e lo ribadisco. Che dire? Chi vivrà, vedrà. Godetevi e godiamoci questo fumo. Taranto che viene illuminata dalla presenza di un sottosegretario alla presidenza del Consiglio, vedremo, vedremo. Poi segnatevi questa data in cui sto registrando: 14 settembre 2019. Mantenete, conservate il video e poi vedremo se ho detto fesserie o meno. Ricordate cosa dicevo dei 5 Stelle, del, del tradimento che avrebbero fatto? Tutti mi sparavano addosso perché i 5 Stelle erano, eh, le, erano le divinità fatte persona, eh, scese sulla Terra, poi avete visto il tradimento. E più di qualcuno mi ha detto, Luigi, avevi ragione. Sarà lo stesso con Mario Turco. Il tempo è galantuomo. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.